Dai la soluzione a te, no? Dai la soluzione. Grazie. Grazie Presidente, Ministro Alfano, signori del Governo, colleghi. Oggi la tristezza e il cordoglio, al quale certamente noi non ci sottraiamo, deve obbligatoriamente, affinché questo dibattito porti a qualcosa di concreto ed affinché quelle persone non siano morte in vano, far sì che l'ipocrisia esca da questa aula, far sì che la demagogia esca da questa aula, far sì che il politicamente corretto esca da questa aula e siano affrontati in maniera seria quelli che sono i problemi che sono alla fonte di queste tragedie. Io le dico molto onestamente, Ministro Alfano, avevo intenzione di fare un altro tipo di discorso perché mi aspettavo, visto le dichiarazioni che girano sulla stampa, non solo sulla stampa, un'altra posizione, un'altra presa di posizione da parte sua. Invece le devo dire che ho apprezzato molto questo suo continuo richiamo alla difesa delle frontiere. Però è chiaro che adesso si apre un problema. Visto che lei ha legittimamente richiamato più volte la difesa delle frontiere, ha legittimamente richiamato più volte gli strumenti normativi che assieme a suo tempo abbiamo messo in piedi per far sì che queste tragedie non capitassero, adesso si pone un problema perché all'interno del suo stesso governo ci sono posizioni ben differenti. Non a caso il ministro Kyenge non l'ha nemmeno applaudito durante il suo discorso. Allora, vogliamo capire per forza di cose qual è effettivamente la posizione del governo. Vede, lei si ricorda bene e noi confidiamo veramente in lei, confidiamo che quelle parole che ha detto vadano poi a concretizzarsi con atti che evitino questo tipo di tragedie. Lei si ricorda bene che assieme al ministro Maroni furono fatti degli accordi in quei paesi, tali per cui gli sbarchi in quel periodo crollarono del 90%. E nessuno può negare, anche dal punto di vista statistico, che se ci sono 10 sbarchi potrà esserci statisticamente un incidente. Se ce ne sono 1000, purtroppo il rischio aumenta e queste sono le conseguenze. Allora, ieri echeggiava ed echeggia anche oggi una parola, che è quella pronunciata dal Santo Padre, vergogna, benissimo. Forse la vergogna io la intendo su chi poteva fare e non ha fatto. L'omissione, il peccato di omissione, su chi poteva in qualche modo agire prima che capitassero queste tragedie, perché non è l'unica questa, ce ne sono state tante altre piccole che forse sommate fanno numeri ben più impressionanti. Allora, in questo governo, negli scorsi mesi, che cosa è stato fatto per riattivare l'unico strumento che la storia ci insegna essere stato funzionale a fermare questo tipo di tragedia? Lei ci dice adesso, e abbiamo sentito anche dei colleghi, che qualcosa in itinere c'è. Bene, accelerate in quella direzione, perché quella è l'unica strada. Anche il Presidente della Repubblica Napolitano, nel suo primo intervento ieri relativamente a questa tragedia, ha detto bisogna ritornare a mettere i presidi di fronte a quelle coste. Certo, bisogna farlo assolutamente, ma ancora di più a questo punto nasce un problema. Qual è la posizione del governo? Perché il ministro Kyenge e una parte politica che sostiene questa maggioranza dice che bisogna aprire dei canali umanitari, dimenticandosi che è una cosa che non si può fare, perlomeno come la intendono loro, senza rompere il patto di Schengen, quindi facendoci diventare in qualche modo noi migranti all'interno dell'Europa. Questo la dice lunga sulla incapacità politica di certi ministri, che, come ho detto, non solo sono inutili, ma iniziano a essere dannosi per il Paese. Allora, a questo punto io le lancio un invito e chiudo. Abbiamo bisogno, siccome Frontex sicuramente risponderà, ma con tempi troppo lunghi, come fa sempre l'Europa,
Visto che ci sono 10.000 soldati, in questo momento neanche coperti da un punto di vista di coperture finanziarie, sparsi, nostri soldati, sparsi in giro per il mondo, in missioni di pace, ne prenda qualcuno, magari quelli in Libano, così evitiamo che se succede qualcosa in Siria diventino ostaggi, li metta in quelle terre lì e faccia in modo che chi deve arrivare all'interno di questo territorio come profugo venga valutato lì, venga valutato lì. Fermi queste carrette di morte, lei ha la possibilità di farlo, lei è già stato in un governo che l'ha fatto, dimostri di avere la schiena dritta. Grazie. Bravissimo.